Il tema di questa sera mi permetto, come sempre, due così, riflessioni, due suggestioni che partono da un'esperienza che è soprattutto un'esperienza didattica. Io non ho una formazione storica, sono laureata in filosofia, poi come molti di noi laureati in filosofia ci siamo ritrovati e ci ritroviamo a insegnare anche storia. Quindi sì, sono alcune suggestioni che nascono soprattutto da questa esperienza e da un percorso poi. Diciamo così, di conoscenza storica che mi sono costruita soprattutto, diciamo, con le mie forze. Sentiamo dire effettivamente molto spesso, oggi forse ancora più che in passato, ma penso che sia un qualcosa che ritorna in realtà sempre, appunto, a che cosa serve, conoscere la storia, a che cosa serve la conoscenza del passato. E oggi ancora di più si lamenta appunto una conoscenza del passato superficiale, forse opportunistica, strumentalizzata. È la conoscenza del passato per non ricadere negli errori del passato che ci manca oggi nel nostro presente? È proprio questo quello che dobbiamo chiedere alla conoscenza storica. Io ricordo diversi anni fa di aver chiamato in una mia classe uno storico, amico, per parlare con una mia classe e per cercare di far vedere cosa potesse voler dire concretamente fare il lavoro dello storico. Parlando, ovviamente, è stata fatta la domanda che non poteva non essere posta, cioè, ma è vero, hanno chiesto a questo storico, è vero che la storia serve per conoscere il passato, conoscere la storia serve per non rifare più gli errori del passato. Al che questo amico storico ha risposto che se a qualcosa può forse servire la storia è a conoscere, a confrontarsi con la complessità della realtà. E questo è un qualcosa che aveva colpito i ragazzi, che aveva colpito anche me, perché forse è proprio questo quello che oggi manca. E quello di cui abbiamo più bisogno, cioè recuperare il senso di una complessità della realtà che invece tende sempre di più ad esserci presentata in modo semplice, no? Con categorie contrapposte in modo che capiamo subito tutto, se è bianco o nero, se si sta da una parte o dall'altra. Ecco, la storia e studiare la storia invece ci mette di fronte indubbiamente a una realtà molto più complessa che, come dice Bloch, va affrontata con un metodo adeguato che non può essere altro che il metodo critico. E allora forse già questo sarebbe un bel passo, riuscire a recuperare un senso di complessità e affrontarlo con gli strumenti critici che anche appunto gli studi storici ci mettono a disposizione. Un'altra breve così, suggestione, quella legata a un tema caro soprattutto a Bloch e ad altri, diciamo così, pensatori che si sono confrontati con la storia, cioè la consapevolezza che la storia è scienza degli uomini, ma appunto scienza degli uomini nella categoria della durata, nella categoria del mutamento, del cambiamento. Avere coscienza storica, avere orizzonte storico significa probabilmente prima di tutto riuscire a cogliere il senso appunto di una umanità che non è mai quella anche solo del giorno prima e figuriamoci di un secolo o di 2 secoli prima. Quindi questo senso della storia come scienza del mutamento, come scienza del divenire. E in questo allora forse un altro aspetto che la storia ci può aiutare a cogliere è appunto a cogliere non tanto quello che è già stato, quanto il nuovo, essere in grado di rapportarci col presente per le novità che il presente ci presenta, certo, armati poi di una conoscenza che forse ci possa aiutare ad affrontare questa novità con gli strumenti più adeguati. E concludo per introdurre, e per dare poi la parola al professor De Bernardi, un brevissimo passaggio dell'apologia appunto della storia di Bloch, il quale di fronte al tentativo di dirci appunto che cos'è la storia, dice che l'oggetto della storia è per natura l'uomo, o meglio gli uomini. Più che il singolare, favorevole all'astrazione, il plurale,
che ha il modo grammaticale della relatività conviene a una scienza del diverso. Sono gli uomini che la storia vuole afferrare. Colui che non si spinge fin qui non sarà mai altro, nel migliore dei casi, che un manovale dell'erudizione. Il bravo storico, invece, somiglia all'orco della fiaba. Egli sa che là dove fiuta carne umana, là è la sua preda. Noi questa sera abbiamo il piacere, l'onore di avere con noi uno di questi artigiani, se non si offende, orco della fiaba, e quindi lascio molto volentieri la parola al professor De Bernardi. Grazie. Grazie. Funziona? Forse un po' più vicino, va tenuto. No, aspetta, le do il mio. C'è. Dovrebbe già essere acceso. Ok, me l'aspetto. Grazie. Innanzitutto di avermi invitato, sono molto contento di aprire questa decima occasione di incontri organizzati in questa città dal gruppo che lavora su queste tematiche. A me sembra, quando vengo chiamato a discutere sul tema a che cosa serve la storia, io sono percorso da un brivido, per il semplice fatto che, andato da pochi mesi in pensione, quindi avendo attraversato almeno 50 anni della mia vita occupandomi a vario titolo, da studente, da apprendista studioso, da professore, da accademico, eccetera, eccetera, di storia, io a questa domanda non so dare nessuna risposta. O meglio, non so dare una risposta convincente per quanto mi riguarda. Quindi vi darò dei pezzi di risposta che sono ovviamente desunti da una riflessione storiografica che su questo tema ha visto impegnate le menti dei più grandi storici, possiamo dire di 2000 anni circa, ecco, ma diciamo le più grandi menti degli studiosi degli ultimi 3 secoli, per rimanere molto vicini a noi. E tra l'altro chi mi ha preceduto ha citato forse l'individuo che più di tutti si è posto questa domanda. Tra l'altro non bisogna dimenticare che questo libricino, passato alla storia come una delle pietre miliari della riflessione degli storici, non tanto e non soltanto sulla storiografia, quanto sul loro mestiere, perché il sottotitolo di questo libricino si chiama Il mestiere dello storico, Bloch lo scrisse, diciamo, mentre era impegnato in una cosa ben lontana dalla ricerca storica. Era impegnato nella resistenza francese, era impegnato cioè in una lotta che si sarebbe tragicamente conclusa, perché nel 1944, come voi sapete, Bloch verrà arrestato dalla Gestapo, torturato e ucciso, sia in quanto ebreo, anche se lui ci teneva a dire che di non essere un ebreo osservante, ma non per salvare la sua vita, quanto per dar senso alla seconda parte di questa sua succintissima biografia, in cui diceva: io non sono ebreo, ma a tutti gli effetti sono francese, no? Quindi mettendo al centro la sua identità nazionale. Bene, questo signore, mentre rifletteva sul mestiere dello storico, sapeva benissimo di essere impegnato in una battaglia che si poteva concludere con la morte. Non scriveva questo testo come prolusione a un corso accademico, non scriveva questo testo, diciamo, come insieme di lezioni a un corpo di giovani studenti francesi a metà del secolo scorso. No, lo scriveva mentre era impegnato prima nella guerra, era impegnato nella lotta contro l'invasore tedesco della Francia, era impegnato nella scelta di combattere la resistenza coi francs-tireurs,
cioè di combattere la resistenza insieme ai socialisti e ai comunisti, perché De Gaulle combatte in quella formazione, formazione ben lontana dalla sua ideologia, dal suo modo di pensare, perché nulla, no, della sua profilo di intellettuale ha niente a che vedere né col socialismo e tantomeno con il comunismo. Eppure quando combatte, lui combatte coi francs-tireurs e questa battaglia appunto lo porterà a morire. Ebbene, quindi questo testo ha una forza enorme, perché la domanda a cosa serve la storia, lui se la pone in un frangente terribile della sua esistenza, a dimostrazione di quanta urgenza per Bloch aveva rispondere a questa domanda. Ovviamente non tanto a cosa serve, quanto piuttosto a che cos'è. Ecco, se noi già mettiamo già su che cos'è, la risposta forse possiamo cominciare a trovarla. Però rimanendo nella domanda 1, cioè a cosa serve, noi sappiamo per certo che a una cosa la storia non serve, cioè a insegnare qualcosa che riguardi il futuro prendendolo dal passato, perché se noi dovessimo ipotizzare questo, dovremmo ipotizzare di vivere nel paese della perfezione, perché sono circa 5.000 anni che noi dovremmo imparare dal passato per non farlo più. E invece non solo noi non lo facciamo più, continuiamo a farlo, ma spesso lo facciamo molto peggio di come avevano fatto i nostri avi, no? Quindi è chiaro che la storia non è magistra vitae. Ovviamente la storia è un insieme anche di grandi biografie illustri, quindi può essere in qualche modo pensata come un luogo dove il racconto del passato individua delle esperienze esemplari di uomini prevalentemente, ma man mano che ci avviciniamo al nostro tempo anche di donne, che hanno segnato con la loro biografia, con la loro esperienza umana, con i loro discorsi, diciamo così, hanno segnato il progresso, il miglioramento, possiamo dire, no? L'evoluzione positiva della comunità umana, sapendo che però la comunità umana in molte occasioni non ha seguito questi meravigliosi messaggi più o meno scritti in bottiglie che dovevano arrivare a noi, no? Sono arrivati, ma noi non ce ne siamo serviti. E la storia ci dice anche perché noi non ce ne siamo serviti, no? E quindi da questo punto di vista la storia serve a dimostrare non solo perché l'analisi e il racconto del passato non insegna come dovrebbe o come vorrebbe o come spesso gli storici si illudono che possa fare, no? Ma ci insegna anche perché non è accaduto, anzi per molti aspetti il suo lavoro è molto più fruttuoso analiticamente parlando, proprio in rapporto al fatto che la storia non ci insegna. E quindi il passato non è un libro dentro il quale trovare delle, chiamiamole banalmente, insomma, delle ricette per vivere meglio e per vivere bene, collettivamente parlando si intende, ma è purtroppo il racconto di questa eterna impossibilità, di questa eterna incapacità degli uomini a trasformare gli impulsi etici, morali, civili, che vengono da molti di noi, in lezioni che valgono per tutti e che vengono accolte da tutti, diventando appunto in qualche modo il libro dove noi impariamo a vivere. La storia ci ha insegnato che noi non impariamo a vivere così, impariamo a vivere in altri modi, sotto altri impulsi che riguardano fattori diversi, no? E quindi la storia ci insegna perché in un paese che ha dato i natali a
pensatori che hanno avuto un ruolo fondamentale, no? Per poter essere considerati maestri di vita. La Germania, per esempio, questo paese è stato anche il luogo che ha prodotto Auschwitz, cioè l'emblema universale, non solo del tragico, ma dell'orribile. Ora, come si sta insieme nella, no, nella nostra percezione questa aporia incredibile, cioè di avere gli strumenti e di produrre Auschwitz? E di produrlo, diciamo, in parte anche utilizzando gran parte di quegli strumenti che avrebbero dovuto farci diventare cittadini e cittadine migliori. Questa grande aporia è, per molti aspetti, uno dei grandi campi di indagine degli storici. Lavorano essenzialmente su questa aporia. L'altro aspetto da sottolineare in questa parte d'instruens del mio ragionamento, cosa la storia non insegna, vi è anche l'idea, e noi lo sappiamo, che, diciamo, il passato sia un racconto definito, sia una narrazione certa. È quella lì il campo dove noi troviamo tutti gli elementi perché la storia, cioè quel racconto del passato, diventi maestro di vita. Gli storici invece sanno, li hanno imparato a analizzarlo e a, diciamo, metterlo in discussione, quel racconto non esiste. Cioè non c'è un racconto univoco del passato, ma vi è una molteplicità di possibilità di costruire il racconto del passato. Allora è chiaro che, paradossalmente, sono le società nelle quali si sono prodotte più tragicamente orrori quelle che hanno prodotto una narrazione sempre più rivolta al bene. Cioè, mentre i grandi storici del 700, 800, del 600 producevano in questa Europa che costruiva la sua egemonia mondiale un racconto, una visione della storia come appunto insieme di eventi, di personaggi, di fenomeni che andavano a, come dire, irrobustire questo, questa visione del passato come emporio del bene, bene, queste stesse società rimuovevano da questo racconto l'orrore che producevano. Rimuovevano da questo racconto le pagine cupe di quella stessa storia, dimostrando che la storia anche nella ricostruzione non era, era magistre vitae soltanto perché erano gli storici interessati a produrre quel ragionamento. Ma non c'era nella storia nessun elemento che lo desse per certo e per noto. Cioè il bene non sta nel passato. Il bene sta nella ricostruzione che gli storici fanno di scegliendo in quel passato tutto ciò che serve a, in qualche modo, argomentare una narrazione della storia affinché diventi davvero potenziale maestra di vita. Invece gli storici hanno imparato a lavorare al contrario, cioè a smontare, decostruire questo racconto. E allora noi sappiamo, ovviamente, che la storia è, come possiamo dire, un repertorio di fatti e di fenomeni che vengono ricostruiti, che lo storico ricostruisce avendo lui stesso diverse finalità. Perché questo ce l'ha
insegnato Bloch, ma prima di lui ce l'aveva insegnato Benedetto Croce. Cioè che lo storico è un essere umano di entrambi i sessi fortemente ficcato nel suo presente. È da lì che guarda il passato. Se no sarebbe un archeologo che spazzola i cocci che trova sottoterra. Lo storico non fa un'operazione di restituzione semplicemente dei resti del passato, no? Che è appunto un'attività che fanno altre discipline a questo vocate. Lo storico fa un'altra interpretazione, lo storico interpreta il passato e quindi lo ricostruisce, perché il passato, e qui possiamo dirlo in una platea colta, non c'è più, non esiste più, è un tempo morto e quindi passato. Quindi non c'è più la rivoluzione francese, non c'è più la caduta dell'impero romano, non c'è più nemmeno fatti molto vicini a noi, il fascismo, il nazismo, sono appunto storia, cioè stanno in un tempo che non è il tempo biologico, che non è il tempo della vita, anche se, poiché per fortuna noi viviamo sempre di più, è chiaro che in pezzi di vita, man mano che la nostra esistenza si allunga molto, abbiamo nella nostra storia pezzi di questo passato, che sono la nostra vita, e quindi a noi appaiono non tempo storico, ma appaiono tempo della nostra esistenza, no? La settimana scorsa sono andato in una scuola di La Spezia, mi hanno invitato a parlare del 68, argomento che io cerco sempre di evitare, non perché abbia niente a che male quando, avendolo fatto, è per questo che io cerco di evitarlo, ovviamente, no? Perché poi c'è sempre lo studente che ti domanda, ma lei, ecco, siccome proprio nel 1968 io facevo l'università, era chiaro che io ero una fonte, un testimone, cioè qualcosa di terribile per lo storico, no? Quindi fare lo storico di se stesso, che è un testimonio e che è anche una fonte, no? Perché racconta fatti che ha vissuto, e quindi in questo tempo, ma non solo, essendo diventato progressivamente uno storico, raccoglie le fonti della sua esperienza personale. Io ho a casa due o tre scatoloni di tutti i volantini che si distribuivano in quegli anni e che non butto via solo perché ognuno è affezionato al suo passato, non so come ognuno, come uno conserva che non, altre foto della sua esistenza. Io ho raccattato tutti questi pezzi di carta che prima o poi pensavo di dare a un'istituzione, poi mi sono sempre raffinato e forse poi li butterò via. Poi, essendo uno storico, non posso buttare via dei documenti e vivo in questa contraddizione da almeno 30 anni. Speriamo che qualcuno dopo morto darà lui e finalmente dove pensa più giusto questi pezzi di carta, no? Per dire, voglio dire che la dimensione che ho detto prima vale anche per il 68. Il 68 non c'è più, non esiste più, è un pezzo della storia, cioè è un pezzo del tempo storico che esiste solo se gli storici lo ricostruiscono, perché se no non ci sarebbe più, sarebbe una somma di biografie, ognuno di noi si ricorda di un pezzettino di quella storia, no? Come ognuno di noi si ricorda di pezzi di storia importantissimi che ha vissuto come individuo, no? Si ricorda, chi ha la mia età, 70 anni, di storia ne ha passata tanta, no? L'ha vissuta, poi essendo una persona interessata alla storia, lo ha guardata con particolare interesse. Però è passato, il mio presente non è quella roba lì, non è neanche la caduta del muro di Berlino, non è neanche il 68, non è neanche la fine del governo Berlusconi, sono storia. Questo cosa vuol dire? Che se sono storia, cioè sono parte integrante del passato, cioè di un tempo che non c'è, il nostro lavoro, proprio come diceva Bloch, è animato dallo sforzo dell'orco di andare a prendere la vita, perché
Il lavoro dello storico si muove su un doppio binario. Il suo centro è il tempo, mettere in fila nel tempo i fatti, e dall'altro, come diceva Pirenne, che era il padre di Bloch, dal punto di vista storiografico, il centro del lavoro dello storico è la vita nel tempo. La vita nel tempo. La vita cosa vuol dire? È bellissima questa espressione. Vale a dire che noi, cosa deve ricostruire lo storico? Deve ricostruire la dinamica pulsante delle relazioni umane, sociali, civili, culturali, di un'epoca che non c'è. Non c'è più, e che noi possiamo conoscere solo perché questa epoca, in virtù di una serie di fenomeni che non abbiamo qui il tempo di analizzare, ha lasciato resti di sé. Resti più o meno significativi, resti più o meno importanti, resti che abbiamo scoperto nel tempo, resti che abbiamo imparato a conoscere. Bloch, nel libro più famoso che ha scritto, ci ha insegnato a usare una fonte che prima di lui non aveva usato nessuno, il paesaggio rurale, cioè gli alberi, le piante, le piantate, no? Guardando il paesaggio rurale di oggi, lui lo usa come fonte per andare a cercare le dinamiche evolutive della società rurale nel Medioevo. Prima di lui non l'aveva fatto nessuno. A dimostrazione del fatto che questo andare a cercare la vita e di dargli un ordine nel tempo è un lavoro infinito, per il semplice fatto che lo sguardo dello storico, degli storici, continuamente sottopone la sua lettura del passato a cambiamenti di prospettiva, di dinamiche culturali, di sensibilità morali, civili, no? E anche di passioni, perché lo storico è un uomo, non è un erudito che sta a casa sua, no? Può sembrare pazzesco, no? E quindi il massimo dell'erudizione che Bloch, mentre scoppiasse il mondo, si mettesse a fare degli appunti sul mestiere di storico. Ma in realtà è vero esattamente il contrario, no? È vero come Bloch entra nel presente con il suo mestiere, nella sua intierezza, e lo usa per cercare di capire, di spiegare a se stesso per primo cosa sta accadendo. Bene, questo guardare il passato quindi cosa comporta? Che il passato è costantemente ricostruito. Noi non abbiamo un passato solo, abbiamo una sequenza di passati, se no sarebbe ridicolo che noi continuassimo a studiare le stesse cose, no? Basterebbe una. Una volta che hai stabilito una cosa è quella lì, e invece non è mai quella lì. È vero che il passato, come ci ha insegnato il maestro di Bloch, Pirenne, è un insieme di fatti irripetibili. Cioè nessun fatto della storia si ripete uguale agli altri, no? E quindi noi non possiamo, come le scienze sperimentali, riprodurre la storia in laboratorio. Non la possiamo fare, perché noi non possiamo rifare 100 volte la rivoluzione francese per vedere come va a finire, no? È andata in un certo modo una volta sola e è andata a finire così, no? Certo, possiamo fare la controfattuale, se non avessero preso la Bastiglia, se Napoleone avesse avuto una malattia grave, fosse morto a 20 anni, cosa sarebbe successo del mondo? Ma questo è un'operazione, come dire, erudita, ecco, diciamo così, no? Che non interessa a nessuno. La sostanza è che noi continuiamo a scrivere della Rivoluzione Francese, e continuiamo a scrivere non solo perché troviamo altri documenti della Rivoluzione Francese, ma perché ci inventiamo altri documenti. Altro esempio: gli ultimi 30 anni, gli ultimi 20 anni, diciamo, uno dei filoni di studio della Rivoluzione Francese è stata la urbanistica dei quartieri di Parigi, cercare dentro l'organizzazione delle strade, delle vie, no? Risposte a degli interrogativi per capire cosa fosse davvero stata la Rivoluzione Francese. Nessuno storico prima ci aveva pensato, non ci avevano pensato i grandi storici dell'Ottocento,
non ci avevano pensato i grandi storici marxisti degli anni 30-60, non ci aveva pensato neanche la storiografia annalistica, ci ha pensato una nuova generazione di storici. Da qui abbiamo un'altra rivoluzione francese, no, ovviamente, perché poi la presa della Bastiglia è sempre quella, no? Ma abbiamo un modo di leggerla diverso, un modo di interpretarla diverso. E quindi abbiamo un'altra rivoluzione francese. È più vera, meno vera di quelle di prima? Una domanda, scusate la brutalità, dalle 100 guinee questa. Non è né più vera né più falsa. È un'altra, aggiunge cioè conoscenza del passato, non per costruire però un museo che aggiunge un'altra stanza a quelle precedenti, ma per riattualizzare costantemente questo passato, perché sia dentro di noi, figlio nostro, che noi non siamo più gli uomini dell'Ottocento, non siamo più i francesi nelle barricate del 48, non siamo più i francesi di Bloch e della Resistenza, siamo solo, in questo caso, visto che io non sono francese, sono altri francesi che leggono quella storia in un altro modo. Ma perché continuano a leggere quella storia? Questa è la domanda cruciale. Perché il passato è così rilevante nella nostra cultura? Perché non in tutte le civiltà ha funzionato così. È la cultura europea, occidentale, classica, dal mondo greco, insomma, che ha attribuito al racconto del passato una centralità identitaria. Cioè noi sappiamo di essere quello che siamo perché ci portiamo il fardello dell'uomo bianco, che non è il colonialismo come pensava Kipling, ma il fardello dell'uomo bianco è attraversare il presente con sulla schiena la gerla della storia. E questa gerla della storia, uno se la società se la porta dietro per una serie di ragioni che gli storici hanno analizzato, no? E che sono, come dire, costitutive del fatto che noi sappiamo che in quel passato possiamo riconoscere delle dinamiche storiche, delle dinamiche civili, sociali, che hanno ancora cosa? Una straordinaria attualità. La storia interessa perché è attuale, non perché è il passato. Il compito degli storici, ahimè, per quelli che ci studiano, è quello di riattualizzare in costantemente il passato. Se c'è una funzione degli storici è proprio quella di, come possiamo dire, costantemente rinnovare il contenuto della gerla che deve essere portato di generazione in generazione, perché quel passato che non insegna niente a nessuno però è fondamentale per sapere chi siamo, che è diverso che per avere un insegnamento, ma per sapere chi siamo ora, qui, adesso. Allora è importante, per sapere chi siamo, conoscerlo quel passato, perché noi non saremmo quello che siamo se non avessimo dietro le spalle questa storia, ripeto, che non è una narrazione, diciamo, definita, non è, come dire, una sorta di armadio pieno, diciamo così, di antichi abiti che noi per passione ci riportiamo dietro, no, è in realtà vita, vita vissuta dai nostri avi, vita vissuta delle generazioni che ci hanno preceduto e che noi riconosciamo come nostre simili in virtù del fatto che quel racconto ci interessa moltissimo, ci interessa culturalmente, perché non c'è dubbio che in quel racconto noi troviamo, diciamo, il nostro sapere, no? Chi fa il mestiere del filosofo sa che, insomma, da Talete in poi questo passato serve, no? Ancora stiamo discutendo di quella roba lì, no? Quindi questo passato è storicizzato a tal punto che noi continuiamo a considerarlo presente, a tal punto presente che
dialogare nel 2021 con Platone ha ancora un senso. Per noi, non per Platone, poveretto che è defunto e non sa nulla di cosa è successo dei suoi libri, no? Oppure noi sappiamo che non saremmo quello che siamo se non avessimo Leonardo, se non avessimo Giotto, se non avessimo l'arte greca, se non avessimo la cultura romana, se non avessimo Giulio Cesare, se non... ecco, tutta questa roba qui è come se fosse un immenso emporio che però noi, diciamo così, manipoliamo. Ogni civiltà, ogni società manipola questo passato, lo riutilizza. E questa riutilizzazione è una grande questione storica, perché ovviamente, come voi potete capire, questa manipolazione si presta a grandissime manipolazioni, perché la storia è diventata da sempre, fin dal tempo dei nostri amici antichi greci, un'arma del potere. La storia non esiste se non è un'arma del potere, è stata scritta apposta per essere un'arma del potere. Ovviamente non quella del paesaggio rurale che parla solo allo storico che gli vuole raccontare, che vuole andare a cercare lì delle cose. Certo, se io invece leggo Giulio Cesare, non è il paesaggio rurale Giulio Cesare, è un messaggio che Cesare ha pensato perché arrivi ai posteri ed ha pensato per utilizzarlo politicamente, culturalmente, nel suo ruolo di grande, diciamo, figura politica dell'antica Roma, nel suo disegno imperiale, insomma, cose che sapete benissimo. Allora è chiaro che questa manipolazione è un altro oggetto del lavoro storiografico, perché quando la storia diventa maestra di vita, può essere fino al punto da pensare che Giulio Cesare o Augusto sono gli antenati di Mussolini, perché lui fece un meraviglioso, una meravigliosa mostra nel 37 del 2000 della nascita di Roma, che finisce con un grandioso stanzone dove c'era la statua di Giulio Cesare, di Augusto, che era stata trovata proprio nei grandi scavi che erano stati, diciamo, finanziati per fare questa grande mostra sull'antica Roma, che era concepita dal fascismo, voi lo sapete molto bene, cioè l'antefatto storico, no, più vivo della ideologia fascista. E quindi nello scavare trovarono una famosissima, quella che c'è su tutti i libri di testo, statua di Augusto, imperatore, che venne posta in questa stanza di fianco alla statua di Mussolini, che venne fatta proprio per, alla fine di questo percorso museale, trovare questa sintesi, che era una sintesi ideologico-politica. Ecco, allora, in questo caso la storia per Mussolini era magistra vitae. Insegnava ai cittadini d'Italia che il fascismo era l'esito della storia dell'Italia fin dall'antica Roma, era l'esito di questo lungo cammino degli italici poi diventati italiani, che dal tempo di Roma, diciamo, avevano, come dire, raggiunto l'omega del loro percorso nella dittatura fascista. Allora è chiaro che noi sappiamo che la costruzione, appunto, manipolazione del passato non è soltanto a fin di bene, non è soltanto un lavoro dello storico che analizza con fervore il passato per restituirlo sempre più credibile, sempre più molteplice, sempre più alto. No, lo storico è un figlio del suo tempo che fa anche operazioni di regime, che piega la sua disciplina, la sua competenza a un'opera di regime, a un'opera politica. Questo vale per gli storici fascisti, vale per gli storici sovietici, ma non è soltanto questo, vale anche per tanti storici che hanno dipinto, diciamo, tra 1840 e 1870 il Risorgimento come un'altra omega di una storia che era cominciata. E quindi ognuno che aggiunge cambia il posto dell'omega, no? Prima era il Risorgimento, poi arriva Mussolini e l'omega sono io. Per fortuna
la Repubblica non si è posta come omega di questa storia, anche se sul rapporto dell'Italia repubblicana con la storia del suo passato c'è una riflessione storiografica anch'essa densa di ideologismi, anch'essa densa di manipolazioni strumentali, anch'essa densa di errori, di negazione della verità. Questo è importante perché ci deve stare sempre attenti. Il compito del docente è di svelare la manipolazione. Svelare la manipolazione affermando però blocchianamente la grandiosità dell'operazione della ricostruzione del passato. È ambivalente questa ricostruzione. È un'operazione grandiosa ma segnata al suo tempo continuamente dalle ambivalenze dello storico, che è figlio del suo tempo, perché la storia è sempre storia contemporanea, e quindi quel passato viene guardato da occhi che sono alimentati dalle passioni del suo tempo, dagli interessi del suo tempo, e non c'è nessuno storico che possa dire di essere estraneo alle passioni del suo tempo. Se lo dicesse mentirebbe, e i suoi lettori dovrebbero stare molto attenti a uno storico che dice: io sono passato nel mio tempo ma sono rimasto perfettamente estraneo a tutte le passioni che lo hanno attraversato. Non sarebbe uno storico, a parte il fatto che lo arresterebbero o forse lo metterebbero in un manicomio, che farebbero prima, ma insomma voi capite che siccome questa cosa non è vera, sono vere tutte le altre. Cioè è vero il fatto che la storia è ambivalente, ambivalente e ambigua, e quindi va costruita e decostruita, va continuamente, come possiamo dire con un verbo orribile che si usa oggi, implementata di conoscenze, e al contempo deve essere costantemente decostruita. E quindi lo storico che va alla ricerca come l'orco della carne umana e va alla ricerca della vita, sa che la vita di ognuno di noi è una vita ambivalente. Nessuno di noi è perfettamente libero, no? Da ideologismi, da interessi, da passioni strumentali, da menzogne che dice a sé e agli altri, no? Nessuno è perfetto, come diceva mia nonna. Quindi, essendo vero questo, se nessun uomo è perfetto, tantomeno la loro storia potrà essere. Ecco, quindi è chiaro che la storia è imperfetta perché è imperfetto il soggetto che l'ha prodotta. Ma, e questa è l'altra cosa, poi mi avvio alla conclusione, noi la nostra storia non la facciamo, e questo è il punto. Nessuno di noi è un, come dire, un facitore di storia consapevole mentre vive, perché la costruzione storica è un'operazione intellettuale che si fa ex post attraverso degli strumenti metodologici di una disciplina scientifica che si chiama storiografia. Il passato è restituito solo dalla storiografia. Poi ci sono le memorie, divise, voi pensate, sono passati pochi giorni, no, dalla giornata del ricordo, e nonostante siano passati 70 anni da quegli eventi, e nonostante che di quegli eventi noi sappiamo tutto, c'è bisogno di sapere nient'altro, eppure nonostante 70 anni noi ci dividiamo esattamente come se fossimo negli anni 50, con le stesse contrapposizioni: il fascismo, il comunismo, l'antifascismo, c'è stata la polizia etica, no, non c'è stata la polizia etica, è successo questo, no, è successo quest'altro, me l'ho fatto prima io, non l'hai fatto prima te, no, eccetera. A dimostrazione che le memorie sono irriducibili a una verità condivisa. È la storia che può costruire un racconto del passato condiviso, ma le memorie no. Se io ho combattuto, diciamo, da una parte, soprattutto se io ho combattuto eventi radicali come la Seconda Guerra Mondiale, come se altre pagine della storia recente, è difficile che io mi convenca che quando avevo 20 anni ho proprio sbagliato tutto, no?
e quindi dirò che avevo ragione anch'io. Avevo ragione a comportarmi così perché era successo questo, perché mio zio ha fatto quest'altro, perché il vicino di casa mi hanno costretto, non mi ci hanno mandato. Questa è una menzogna? In alcuni sicuramente sì, mentono sapendo di mentire, no? Ma gli esseri umani di basso lignaggio, quelli che non hanno avuto ruoli apicali, quindi che hanno dovuto decidere per gli altri, loro sono convinti davvero di avere ragione, onestamente. Onestamente, no? Io ne ho 15 giorni, no, l'anno scorso sono andato a Trieste a fare un bellissimo dibattito su questo tema delle foglie, poi abbandoniamo il tema, e c'erano lì degli anziani signori che avevano attraversato quei fatti, erano degli italiani che vivevano in Istria e che poi nel 48, 49, 47 hanno abbandonato l'Istria perché non volevano vivere sotto il regime comunista di Tito, e perché il regime comunista di Tito, insomma, ti stradava con una certa, no? Una certa cogenza andartene fuori dai piedi, no? Quindi mettiamo insieme tutte e due le cose e si capisce perché molti di questi se ne andarono. E allora discutevamo di questo fatto con queste persone, il cui vissuto è un vissuto straordinariamente denso di interrogativi, perché questi uomini e queste donne sono scappate dall'Italia nella loro testa, che non era più Italia, perché avendo perso la guerra quel pezzo d'Italia era diventato Jugoslavia. E allora avevano questo sentimento di una patria che li ha abbandonati invece di difendere. E io gli ho spiegato che la patria non poteva difendere perché aveva perso la guerra, anzi ha già difeso molto facendo la zona A, la zona B, un pezzo di Trieste, perché se si doveva pensare a quello che voleva Tito, arrivavamo a Coso, a Monfalcone, il confine dell'Italia, no? Eppure avevano questa percezione dell'abbandono della patria, loro che erano patrioti, no? Poi c'era questo tema, loro sono arrivati in una terra ostile che non era la loro ma era l'Italia. Ma come dico terra ostile? Sei andato da Istria, sei andato a Trieste, saranno 50 chilometri, no? E invece no, quella patria non li ha accolti, verissimo, verissimo, non li ha accolti, li ha accolti come esuli, come persone ambigue, come persone il cui passato era da mettere sotto osservazione, perché una vulgata voleva che tutti quelli che fossero erano scappati erano fascisti, cosa falsa, non lo erano, molti non sapevano neanche bene dove stare, qualche tipo di ideologia assumere. Beh, insomma, tutto questo vissuto è memoria, è memoria, e questa memoria non la puoi coercire dicendo guarda, un pezzo della tua memoria è vero, no, ma una parte è falsa, stai meglio così, perché questi moriranno convinti di questo. Allora noi, storici, dobbiamo dare a questi cittadini, come agli altri che credono lo sposto, cioè che credono proprio che quelli erano tutti fascisti, no? E che era meglio se rimanevano sotto Tito in modo tale che a forza di legnate gli cambiava la testa oltre che il carattere, bene, noi dobbiamo spiegare a entrambi che le loro memorie hanno cittadinanza nell'Italia democratica, perché sono vere, sono loro, sono private memorie, ma che c'è una cosa pubblica che è invece il racconto storico di quegli eventi, e questo racconto storico non è che sia vero, ma è un racconto storico che consente a tutti, se è fatto con coerenza scientifica, di riconoscersi, perché la storia non giudica chi aveva torto o ragione, la storia interpreta, spiega i fenomeni. E spiega che cosa? Innanzitutto le loro contraddizioni, la contraddittorietà dei fatti in cui non c'è mai né bianco né nero. Ma allora la storia è un immenso grigio? Neanche questo. In realtà la storia è fatta di bianco e di nero, e la sintesi non è il grigio, è la conoscenza compiuta delle sue polarità, che come tali vanno in qualche modo restituite alla comunità. È vero
che forse quella persona, quelle persone ottantenni con cui avevo parlato, moriranno nelle loro convinzioni, ma forse i loro figli no, i loro nipoti no. E allora c'è una speranza che quel passato diviso venga non obliterato in un discorso ufficiale, in una verità di Stato che dice devi credere in questo, ma in una ricostruzione storica che consente a tutti di capire dove stava e perché, quali sono le ragioni e quali torti, e come si può ricostruire attorno a questa ambivalenza del passato una condivisione del fatto che siamo cittadini dello stesso posto e quindi abbiamo dentro la nostra storia fatti che ci dividono, ma molti altri fatti che ci uniscono, e l'unità è data dalla nostra capacità di ricostruire scientificamente quel passato che ci portiamo nella gerla. Giudicare, e con questo concludo. La storia non è maestra di vita e la storia non ha una verità. La storia non produce verità. Nessuno storico potrà dire del suo lavoro è vero. Se lo dice è un ideologo, è un manipolatore. Quindi voi state molto attenti agli storici che dicono che quello che scrivono è vero, perché il loro mestiere e la loro, diciamo, giuramento di Ippocrate che ognuno dovrebbe fare con la propria coscienza deve portarli lontano dal poter fare questa affermazione. Ciò che loro studiano è vero. Allora ciò che loro studiano e producono è falso? Neanche questo ha senso, perché lo storico cerca la verità. È una specie di aporia teoricamente irrisolubile tra il cercare un'approssimazione sempre più credibile, sempre più puntuale e quindi tendenzialmente sempre più vera di quel passato che studia, sapendo che questa verità è irraggiungibile e che ce ne sarà un altro che farà il suo mestiere nella sua stesso periodo di della sua vita o nelle generazioni successive, che cambierà, smentirà, ricostruirà, relativizzerà quello che lui ha fatto. Quindi è animato da un doppio imperativo: il massimo della attenzione, il massimo della competenza nell'utilizzazione delle fonti, che sono l'unico ferro del nostro mestiere. Noi come possiamo costruire il passato se non attraverso delle fonti, no? Quindi il massimo interesse, la massima attenzione alle fonti, la massima capacità blochiana di continuare a costruirne delle nuove, ma al contempo quindi questa massima serietà scientifica, deontologica, sarei per dire, non ci porta, come a altre discipline, ad altre scientifiche, di raggiungere parziali verità. Ci porta a contribuire alla conoscenza di quel passato che ci portiamo nella gerla. In molti casi possiamo anche complicare la vita dei nostri cittadini, perché li obblighiamo a dire attenzione, no, non è proprio così, state attenti, quando fate questa affermazione che adesso viene discussa nei media, che tutti sono convinti che questo è vero, perché invece i media sono, ogni mattina ci sono almeno qualche milione di persone che ti espone la sua verità, no? Se uno legge Facebook sono tutti un poco sotto il Padre Eterno, no? Tendenzialmente, no? Perché producono verità. Compito dello storico è dire attenzione, attenzione, non c'è nessuna verità plausibile, anzi il nostro compito è smontare queste verità che la nostra società basata sulla conoscenza e i media, a diversità delle società del passato, continua a riprodurre, no? Continua a riprodurre. Per cui si creano dei fenomeni, come dire, di attitudine delle persone a sentirsi competenti di ciò che non lo sono, no? Di ciò che non lo sono.
ma diciamo abbandonando questo campo relativizzante che invita a dire state attenti, il passato ci può servire molto a decostruire non le fake news ma a decostruire narrazioni di comodo che soggetti politici, gli stati, i partiti, i movimenti, i gruppi di interesse continuano a produrre, no? Perché quel passato non è maestro ma è la gerla. Noi sappiamo che lì dentro c'è della roba buona che noi possiamo utilizzare, no? Faccio un esempio che so che spesso scandalizza. Quando noi diciamo, si legge su tutti i giornali, no? Dice, sono aumentate le diseguaglianze, viviamo in un mondo diseguale, mai così diseguale. Io porto sempre il prodotto interno lordo pro capite della Cina, per dimostrare quanto sia poco credibile questo ragionamento, no? Cioè quando nei primi anni 50 il prodotto interno pro capite dell'America erano circa $22,000 l'anno, $22,000-$23,000 l'anno, ora l'America viaggia a 40-42,000, quello della Cina erano pochi dollari. Ora non sono in grado di dire se fossero 500 o 1000, ma cifre, lo scarto era tra 500 e 20,000. Oggi i cinesi, che sono 1,7 miliardi persone, hanno un reddito pro capite medio di $15,000, cioè un terzo di quello degli Stati Uniti. Se noi guardiamo il mondo da questo osservatorio, è difficile dire che il mondo è più diseguale di 50 anni fa, è molto più uguale, perché quei poveri hanno in questi 50, 60 anni e soprattutto negli ultimi 20 accelerato la corsa per arrivare al vertice. Allora quando noi studiamo la diseguaglianza dobbiamo mettere in campo altre competenze, altri punti di osservazione, non per negare che nel mondo ci siano le diseguaglianze, che ce n'è tantissime, ma non è quel paradigma lì, non è guardando il prodotto interno lordo, non è guardando i redditi che noi riusciamo a capire dove sta il meccanismo della diseguaglianza nel XXI secolo. Perché anche nella bidonville della più sperduto villaggio della Thailandia c'è la televisione, c'è internet. Se voi tornate indietro di cent'anni e guardate all'Italia, non a quel posto lì in Thailandia, ma guardate all'Italia, voi vi accorgete che i contadini poveri dell'Italia rispetto al centro del loro paese, la modernità, avevano una distanza molto superiore rispetto a quella di quei cittadini del terzo mondo che sono poveri ma che hanno internet, hanno la televisione, cioè conoscono il mondo molto meglio di quanto non lo conoscessero i contadini poveri dell'Europa, cioè che allora era il centro del mondo allora, no? Quindi è chiaro che la storia ci serve, tanto ci serve, non a demitizzare, ma ci serve a dare una prospettiva diversa per guardare il mondo. Allora, ritornavo e concludo al tema della verità. Noi non abbiamo nessuna verità in tasca, lo storico non ha nessuna verità e quando lo chiamano per dirla dovrebbe starsene a casa sua, cioè dire sono malato, chiudere, chiuso per lavoro in corso. Però non c'è dubbio che questo non deve autorizzare a pensare allora che quello che fa lo storico sia una favola, sia una narrazione, un racconto, sia un'opinione, no? Per cui la mia opinione di gelataio sulle cause della prima guerra mondiale vale la mia opinione di storico che ha studiato le cause della prima guerra mondiale. No, la sua è un'opinione sbagliata sicuramente, no? La mia non è un'opinione, è il risultato di un lavoro di ricerca,
è il risultato di un'operazione scientifica, no? È esattamente uguale dal punto di vista epistemologico della verità che raggiunge uno scienziato che si occupa di gestione degli elefanti o si occupa di costruire i ponti. È la stessa, se non che noi non costruiamo ponti, lavoriamo con fatti che non si producono, riproducono, quindi noi non abbiamo una fase sperimentale che possa dire sì, effettivamente sono quelle le cause della Seconda Guerra Mondiale, perché non lo possiamo fare, però noi possiamo arrivare molto vicino a conoscere quelle cause se veniamo, scusate il gioco di parole, chiamati in causa, no? E allora noi non diamo opinioni, il nostro è un lavoro scientifico, suscettibile però di essere dentro quella aporia di cui parlavo prima. La verità è inavvicinabile, è irraggiungibile, quindi sono una somma di parzialità, una somma di sforzi, diciamo, che non raggiungono la meta, ma non inutili, non inutili, perché noi di quella gerla che abbiamo sulle spalle ne sappiamo oggi molto di più di quanto non ne sapevamo 50 anni fa o 100 anni fa. Abbiamo più conoscenze esattamente di quante non ne abbiamo di più sul materiale elettrico piuttosto che su altri campi della ricerca scientifica. Quindi noi non abbiamo la verità, ma abbiamo conoscenze, produciamo conoscenze scientifiche. Conoscenze scientifiche discutibili, tra l'altro Einstein ci ha dimostrato che anche quelle della scienza sono molto discutibili, quindi siamo in perfetta compagnia, ecco, non dobbiamo avere sempre, diciamo, il complesso di inferiorità di dire un sacco di balle, no? Ecco, no? Ma sappiamo quello che stiamo facendo. Però altra cosa fondamentale, noi non siamo un tribunale. Alla storia non può essere chiesto di giudicare, no? Io mi sono trovato a discutere con dei magistrati che stavano lavorando all'armadio della vergogna, no? Quell'armadio dove sono tenuti proprio i crimini dei nazisti, ma anche i crimini degli italiani, ma diciamo i crimini dei nazisti in Italia, no? Tutte le stragi, Marzabotto, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto questo dibattito e abbiamo discusso duramente, perché anche loro lavorano su delle fonti, cioè esattamente quelle su cui lavoriamo noi, cioè diciamo i dispacci, le ricerche fatte dai vari soggetti, i tribunali, noi, gli inglesi, gli americani. Però il compito è diverso, perché il giudice poi alla fine deve dire chi è colpevole o no, deve dire quanti anni di reclusione dobbiamo dare a Priebke se fosse vivo, quali attenuanti noi possiamo far valere perché invece di avere l'ergastolo abbia 35 anni di reclusione, no? Dobbiamo sapere anche che su certi crimini noi non siamo più in grado di dare un giudizio, diciamo, giudiziario, perché mancano dei pezzi, perché mancano degli elementi. E il difensore di Priebke che dice no, e qui non si può perché manca questo. Lo storico invece non deve dare un giudizio, non deve dire se a Priebke bisogna dare 30 anni o 50 anni di reclusione. Il nostro compito è un altro, prendere gli stessi documenti e spiegare perché in una certa fase della nostra storia, in certe circostanze, in certi luoghi d'Italia è accaduta la più estrema delle vergogne. E chi l'ha fatta e perché? Questo a me interessa sapere. Perché Priebke ha detto di uccidere le persone? Perché hanno fatto le fosse ardeatine? Qual è il meccanismo che spiega perché degli uomini abbiano potuto prendere una così terribile decisione che ha ucciso violentemente altri uomini e altre donne? No? Allora questo a me interessa. E quindi fornire a chi? Alla mia comunità, agli italiani, no? Ai ragazzi che vanno a scuola, delle ragioni per capire in quella circostanza a quale livello di brottura umana ha portato l'opzione ideologica, e quindi di stare molto attenti, qui sì, con un po' di magistra vitae, no? Stare attenti a non rifare quelle orrori, no? Sapendo che si possono rifare, perché le hanno rifatti. Li hanno rifatti in Jugoslavia negli anni 90,
li hanno rifatti in Africa, ce n'è ogni giorno di cose simili, no? Eppure noi dobbiamo insegnare questo, essenzialmente questo, no? Quindi il mio mestiere è diverso da quello del giudice, anche se ovviamente dentro c'è un giudizio morale, questo non c'è dubbio, no? Ma questo giudizio morale non si deve tradurre nel fatto che io nell'analisi di quelle fonti, nell'analisi di quei dati, non cerchi la spiegazione, ma cerchi il giudizio. E quando lo storico giudica prima di conoscere, che è un'abitudine assai diffusa, commette un grave errore deontologico rispetto al suo mestiere, no? E quindi da questo punto di vista la storia in questo caso non è magistra vita proprio per questa sua natura di fondo, di non essere un tribunale, di non essere un luogo dove gli uomini vengono passati a uno screening per sapere chi è il giusto e chi è lo sbagliato. Certo che i miei studenti sanno che io sono dalla parte dei morti delle fosse ardeatine, no? Non ho nessuna complicità, no? Nei confronti di chi ce li ha messi e li ha uccisi, però il mio compito è capire perché è accaduto, non di quale colpe si è macchiato chi lo ha fatto, ma perché è accaduto, no? Perché dei nostri simili hanno potuto produrre quell'estremo. Allora da questo punto di vista credo che un po' di utilità civile c'è, ecco, nel nostro mestiere. Non darà una verità, non giudicherà, non insegnerà niente a nessuno, però può fornire degli strumenti che hanno, la forza di proiettare la conoscenza del passato nel futuro. Ci servono, perché quella gerla è l'unica o una delle poche lanterne di Diogene che può consentire a una comunità di muoversi nel futuro consapevolmente. Penso di ringraziare a nome di tutti, di tutte, il professor De Bernardi per questo intervento molto appassionato e molto, molto, molto bello, insomma, veramente, veramente, almeno a me ha molto emozionato, oltre che, insomma, è venuta fuori secondo me proprio la passione appunto dell'orco che cerca la vita e che ci aiuta in questa ricostruzione. E qualche minuto forse lo abbiamo ancora, perché immagino che ci possano essere domande, riflessioni che possono così arricchire ulteriormente la nostra serata. Quindi se c'è qualcuno, c'è il microfono. Ferruccio. Sono accaparrato il microfono prima degli altri, ma comunque c'è una curiosità che vorrei... Non sento la sì, c'è di... una curiosità di che vorrei... Sì, ma sì, devi sì. Alzarti perché non c'è, non si sente. Alzarmi io? Eh sì, tu devi parlare in quella direzione. La curiosità che ho è questa, noi lamentiamo spesso la carenza di conoscenze storiche e di interesse per la storia, soprattutto delle nuove generazioni. Ecco, vorrei sapere da te, ecco, quali conseguenze, scusate, acceso. Quali conseguenze derivano da questa perdita di interesse e di conoscenze storiche? Riassumo la domanda. Il professor Andolfi ha chiesto che appunto ha detto che insomma ci si lamenta molto della mancanza di interesse, soprattutto diciamo nelle giovani generazioni, per la storia, e appunto chiedeva al professor De Bernardi diciamo così un confronto su questo e anche sulle possibili cause o sulle motivi, no, che portano a questa, e anche poi alle conseguenze di questa disaffezione, soprattutto le conseguenze di questo, diciamo così, progressivo disinteresse nei confronti delle tematiche storiche. Giusto, Ferruccio? Ma
qui bisogna partire da una domanda: ma davvero le generazioni del passato avevano questo interesse per la storia? Io ho fatto un liceo a Milano, erano gli anni 60, io ho fatto la maturità nel 67, era un liceo di quelli, i licei classici, erano tutti in genere licei dove andava a finire i figli delle classi dirigenti, come si diceva una volta. Questo che ho fatto io, il Berché, era dove andavano le classi dirigenti delle classi dirigenti, no? Dove di gran lunga nella mia classe, io che ero figlio di due professori di liceo, ero di gran lunga ma il più povero, ma stellarmente, non più povero, più poverissimo, poverissimo. Mio compagno di banco era Visconti di Bodrone, quello che fa il velluto, il parente del regista Visconti, avevo notai, avevo figli di imprenditori, eccetera, eccetera. Questi studiavano la storia. Ma certo, certo, c'è una differenza fondamentale, che se non studiavi la storia ti bocciavano. E dovevi sfangartela, ma che ci fosse una grande passione per la storia, io francamente ne dubito. Non so delle regioni delle precedenti, mia scuola, di mio padre, di mio nonno, non lo so. Io so che la mia generazione, i miei compagni di scuola, del liceo, della crema, questa passione per il passato non l'avevano. O l'avevano come ce l'hanno tutti. Un po' sì, un po' no. Bisognava prendere 6, bisognava prendere 7, dovevi evitare che ti dessero 4 e studiavi quel poco che ti serviva per fare il minimo indispensabile. E poi dentro, certo, c'erano quelli bravi, quelli che erano appassionati, io ero uno di quelli, invece a me la storia e la filosofia piacevano più di ogni altra cosa al mondo e quindi la studiavo con passione, ma eravamo 3, 4, gli altri erano... Le ragazze che sono sempre meglio degli uomini avevano quel 6 stiracchiato dove capivi che erano più intelligenti nel elaborare dei pensieri meno rozzi di noi, ma non la sapevano nemmeno loro la storia. E poi c'erano i maschi che pigliavano 2 che erano come le ragazze ma meno intelligenti, quindi si capiva subito che non avevano studiato assolutamente niente. Quindi in più la nostra storia, quella che studiavamo noi, anni 60, sia ben chiaro, anni 60, non arrivava alla prima guerra mondiale. Noi ci siamo lasciati con Giolitti. Ecco, siamo lì, ma fatto in fretta e furia, messo nel programma della maturità, ma il nostro professore non ce l'ha mai spiegato, Giolitti. Chiaro? Quindi è del tutto evidente che c'è un secondo problema. Come si possono interessare dei giovani alla storia se non definiamo che storia gli insegniamo, però? Perché io posso ipotizzare che dei giovani si interessino clamorosamente agli esiti della terza guerra di successione spagnola? Ecco, io farei i voti, come diceva una volta il professore, farei i voti che gli studenti di un liceo non sapessero cosa sono le guerre di successione del primo Settecento. Se non lo sanno, succede qualcosa. No, stanno bene lo stesso. Bene lo stesso. Invece sarebbe importante che sapessero dell'esodo friulano. Questo sì, dovrebbero saperlo. Sarebbe molto meglio che loro sapessero cos'è stato il fascismo, cos'è stato il comunismo, cos'è stata la prima e la seconda guerra mondiale. Cos'è stata la guerra fredda? Cos'è stata la caduta del comunismo? Cosa che loro non sanno perché non ci arrivano. Perché gli insegnanti, i libri, i programmi, mettiamo insieme tutto un po', si fermano. Se va bene alla seconda guerra mondiale, se va bene, ma tirata un po' via secondo me. Io ho visto mio figlio piccolo che ha fatto la maturità 2 anni fa, non c'è arrivato. Nel liceo Galvani di Bologna con tutte le stelle, no, della tradizione, ne hanno studiato Prodi, prima di Prodi a tutti i rettori di Bologna hanno studiato al Galvani, questa specie di liceo
dove tutti hanno usato a questo, però mio figlio si è fermato agli inizi della seconda guerra mondiale, sa le cause ma non gli esiti. Ecco, sulle cause, siccome le ho provate io, posso dire che era ferrato, no? Ma sugli esiti no, perché non è argomento della discussione. D'altronde io, quando facevo il professore, ho sempre detto ai miei allievi: io ho uno strumento per fregarvi, garantito. Vi devo chiedere un vostro parere su De Gaulle. E vedevo nei volti di questi ragazzi lo sgomento aprirsi negli occhi, però non sapevano chi era, non sapevano chi fosse questo personaggio. Eppure erano appena usciti dal liceo anche loro, quello Galvani con tutte le stelle, no? Quindi ci abbiamo un altro problema: come fare a insegnare non una storia interessante, perché non è questo il problema. Io che sono un ottocentista di formazione, mi interessa molto sapere di Cavour e di Garibaldi, per l'amor di Dio, però devo anche supporre che se una storia è una costante incompiuta per i ragazzi, che non si arriva mai a mettere il dito nel piatto delle loro domande, che non sono certo quelle del perché la guerra di successione spagnola è finita, cosa voleva fare Riccardo VI, ci chiamo tutti nello stesso modo, Stirera, Luigi, ma era Luigi della Spagna, no, era un altro Luigi, cioè una rottura di scatole infernale, no? Quella roba lì non interessa, ha ragione perché è uno specialismo di chi da grande farà il professore universitario e su tutti questi Enrichi che si continuano a guerreggiare troverà un sugo, un sale che ha una qualche interesse, no? Ma non per questi ragazzi. Allora questa storia deve arrivare a una fine e mettere le mani mettere le zampe nel cuore delle loro domande, che esistono, perché i ragazzi sono molto più colti di noi, non meno colti di noi, più colti di noi, cioè di quella cultura che circola dentro le grandi strumentazioni comunicative del presente, no? Sanno un sacco di cose questi ragazzi, non hanno filtri, non hanno strumenti, allora diamogli, il compito è questo. Allora se un mio studente mi chiede cosa sta succedendo a Singapore, non gli posso dire aspetta che prima dobbiamo vedere come finisce la guerra di successione spagnola per risponderti. No, questo non è possibile, anche perché, come dice Bloch, non esiste il dramma delle origini, cioè non è che io per sapere cosa succede a Singapore devo spiegargli come è finita la guerra, capito, delle Termopili, per questo conseguenzialismo che c'è nella storia, questo è lo storico che trova le conseguenze, ma si può benissimo spiegare Singapore non sapendo come è finita la terza guerra di successione spagnola, si può benissimo fare, no? Allora è chiaro che noi dobbiamo decidere cosa buttare di questo passato e di che cosa riempire i vuoti che questo passato genera. Noi non possiamo ipotizzare che i contenuti dei libri di testo del 2020 siano uguali ai contenuti dei libri di testo quando andavo a scuola. È vero che quando andavo a scuola io c'era anche Maroncelli e La Rosa, c'era anche Tirem Innans, c'era anche i fratelli Cairoli, c'era anche la tempesta del dubbio di Mazzini, che per fortuna un po', c'era anche Pietro Micca, io so tutto di Pietro Micca, no? Venivi bocciato se non sapevi per cosa aveva fatto sto Pietro Micca. Beh, questo se un po' effettivamente tolto di mezzo per riempire, però c'è una centralità del passato, intendendo un passato lontano nella formazione dei nostri studenti, che è negativo. Noi dobbiamo contemporaneizzare lo sguardo sul passato, non dico di arrivare all'assurdo di cominciare da oggi per andare indietro, che sarebbe una cosa che gli insegnanti poi non sanno fare perché non li hanno abituati a farlo, e quindi non si può chiedere a un professore che è venuto fuori dalle università di oggi di fare questo cammino straordinariamente originale, però si può anche decidere che se insomma non sappiamo tutte le lotte per le investiture non muore nessuno, cioè lo studierà uno proprio che è appassionato di sta balla delle investiture, oppure glielo dobbiamo insegnare in un altro modo, no? Spiegandogli che in virtù
della lotta per le investiture, noi non siamo uno Stato teocratico, ecco, quindi noi non siamo come quelli della Jihad per questa ragione qui, no? E quindi che noi dobbiamo stare sempre come Dante con l'impero, sempre con l'impero si sta, sempre, sempre. Però una volta detto questo, insomma, se non guardiamo tutti i dettagli di questa storia, va bene, no? Ecco, quindi c'è un problema enorme, che è un problema politico, ministeriale, che è un problema di educazione degli insegnanti, perché gli insegnanti hanno questa testa, oddio, non ho insegnato, ho saltato, ma loro non sanno chi è, ma la carboneria l'avranno ben distinta, no? Ecco, ma hanno capito che la giovane Europa non era come la giovane Italia? Ecco, siccome nella nostra formazione c'è il peso di quel fardello lì, anche noi abbandoniamo con fatica questa roba. In più, e finisco, quella storia la conosciamo, e invece la storia del presente neanche gli insegnanti la conoscono, perché non gliela insegna nessuno, nemmeno all'università, no? Quindi è chiaro che c'è un problema di ritaratura complessiva della formazione, se noi vogliamo che gli studenti si appassionino. Poi è chiaro che si appassioneranno non tutti, perché alcuni non si appassioneranno, e di questo noi dobbiamo esserne consapevoli, però dobbiamo mettere in atto una revisione, ecco, radicale dei contenuti storici che vengono affrontati. Perché io non penso, io di questo sono forse un ottimista, io do dei giovani di oggi un giudizio altamente positivo, non negativo, non negativo. E come tutti i giovani di ventenni hanno conoscenze approssimative, ma hanno passioni, hanno voglie, hanno stimoli che noi dobbiamo, come dire, recepire e in qualche modo definire, dargli gli strumenti per venirne a capo, non dire ma tu sei alla mercé, sei un ignorante, perché se noi gli diciamo questo, oppure le giovani generazioni non hanno passione, non è vero, cioè, è più complesso di questo. È vero che poi ci sono i giovani che non hanno passione, ma anche nel famoso 68 il 96% dei giovani di quella generazione non lo ha fatto il 68, no? Noi abbiamo le statistiche, no? Ecco, non l'ha fatto, quindi vuol dire che quel 68, che sembrava un evento che lo facessero tutti, l'ha fatto il 5% della popolazione dell'Occidente. È vero che quel 5% erano dei bastardoni e hanno effettivamente poi influito sui comportamenti anche di quell'altro 95 che non l'ha fatto, no? Perché poi l'amore libero e poi questo e la famiglia eccetera eccetera sono state tutte conseguenze di quella mobilitazione di pochi, però erano pochi. Se uno avesse guardato il 68 non dall'atto delle università occupate, ma di quanti giovani lavoravano nelle imprese a 20 anni, avrebbe detto che il 68 non l'ha fatto nessuno, no? Quindi è chiaro che quando noi giudichiamo le generazioni dobbiamo stare molto attenti. È certo che oggi non ci sono, come sempre è accaduto, delle minoranze attive che definiscono il quadro complessivo delle attitudini di una generazione. Oggi non è questo, è una generazione molto più evanescente e per molti aspetti molto più slabbrata, quindi dove dentro c'è tutto e il contrario di tutto, ma non dimentichiamoci che è una generazione molto più acculturata della nostra, molto più acculturata, proprio anche per gli studi che ha fatto, per la scuola che ha seguito, no? Se io penso alla mia scuola, il mio liceo con tutte le stelle, questi a scuola hanno fatto fotografia, sanno l'inglese, sanno il francese, hanno girato il mondo. Io ho fatto la gita turistica del terzo lì e siamo andati a Pavia, capito? Col pullman e il panino col salame che aveva fatto mia mamma a Pavia. Mio figlio è andato a Mosca e l'anno prima era andato ad Atene, è andato negli America, è andato a vedere la Valley dove c'è Bill Gates, eccetera, no? Quindi questi ragazzi sono usciti da questa scuola, sono andati a vedere persino Auschwitz, che io non sapevo neanche cosa fosse Auschwitz, no? Quando avevo l'età di mio figlio, non sapevo cosa fosse Auschwitz, no? Quindi è chiaro che da questo punto di vista dobbiamo anche qui essere più, come dire, meno, un po' vittime degli stereotipi che gli adulti hanno creato sui giovani, perché gli adulti creano sempre degli stereotipi sui giovani, no? L'hanno creato su di noi, noi l'abbiamo creato sui nostri figli e loro lo creeranno sui loro, ma il meccanismo
di stereotipazione dei comportamenti giovanili, secondo me è un po' una maschera che ottunde le dinamiche effettive. Forse se c'è una domanda a cui chiudiamo, perché effettivamente il tempo